Raga, sfida epica. Nord versus sud. Raga, l'Italia è, sappiamo tutti, un po' divisa da nord a sud, perché i nord sono i polentoni per chi è del sud e invece i terroni sono quelli del sud per chi è del nord. Però noi oggi vogliamo fare una sfida simpatica proprio per cercare di mettere a confronto i rider del nord Italia contro i rider del sud. Tutti i nostri rider oggi, loro due, sono dell'All Park, un nuovo park che è nato da qualche anno a Roma. E lì abbiamo i rappresentanti dell'All Park. Ok. In questo caso, siccome abbiamo solo due ragazzi dell'All Park, Ludovico? Niccolò. In realtà, ragazzi, qui al Monza Pizza Bike Park abbiamo un rider importato da Roma. Passeremo nel team dei romani, come vedete, guardate qua. Quindi abbiamo Nord, Cesta, Joe, Simo contro Ludovico, Nicolò, Saba e Romano. Ma che sta qua, stasera sbocciamo noi perché vinciamo. Abbiamo fatto 600 km solo per aprirvi. Sai cosa dovresti dire? Dovresti dire? Vincere e vinceremo. Vincere e vinceremo! Il lavoro rende libero. Nella sfida di oggi abbiamo tre rider contro tre rider. Loro del Monza Pizza Bike Park sono molto abituati a girare qui sull'airbag. Ho visto invece dalle loro clip di Instagram che già triccheggiano di brutto e secondo me sono più sender. Voi potete prendere tre bigliettini a squadra. Potete scegliere tre trick. I bigliettini poi verranno messi in una ciotola e mixati. E poi uno alla volta li tiriamo fuori. Però non tutti dovrete fare questi trick. Dovete scegliere voi, membri del team, chi fa quel determinato trick. Non si può utilizzare l'airbag. Ma l'altra cosa è che dovete scegliere i tre trick. E i tre trick devono essere fatti su tre strutture diverse del park. L'ultimissimo trick lo scriverò io. Il miniflip più piccolo vince. Ah, tra i due. Ci sta, è classica, zio. Ci sta. È la mia stronza perché so che tutti loro lo odiano. Però bisogna spingere un po' i limiti. Siete pronti con i vostri trick? Certo. Albi, tu leggili così almeno voglio vedere se hanno fatto un buon lavoro o no. Se sono dei piscioni devi diglielo, eh. Prima scelta non mi ha convinto molto. Qui ti dico, ti vede già la mentalità del nord. Siamo anche di strategia, di testa. Via. Sapete cosa c'è di bello di Milano? Eh? Per treno per Roma. Abbiamo i bigliettini, ragazzi, però ancora non li abbiamo motivati a dovere perché ci sono dei premi. Un po' di premi, tra cui abbiamo caschettino bluegrass, copertone vittoria da dirt, guanti, vabbè, una maglia di consolazione, poi i premi per i perdenti. Ragazzi, abbiamo le nostre sfide. Raga, guarda, più bar spin possibili in pantrack. Chi è questo? Chi voi? Noi Gio. Poi... Cioè, la prima sfida è tecnica. Il salto è piccolo, ma bisogna essere molto bravi a far bar spin. Te Gio, team nord, team nord, attenzione. E già qui ha mancato un bar spin. Uno, due. Qui già non ne ha fatto neanche uno. Tre. Ah, niente. Un applauso. Albi, motivamelo. Perché sei venuto qua? Per vincere. Perché sei venuto per qua? Per vincere. Guardati che i bar spin ci stanno sempre, basta farli. Ale, uno. Due. Oh mio Dio. Tre. Quattro. Ha già vinto. Ha già vinto. 5! Sei stato più bravo, lo ammetto. Adesso mi rifaccio. Il vincitore della prima sfida nord contro sud è il Blu! Seconda estrazione, adesso uno del team del sud, giusto? Barmulch! Comunque siamo 1-0 per il team sud, vorrei dire. Ok, abbiamo Sabatinelli, re di Roma. Partito Saba. No, la f***a. No! Fra, ero lentissimo. Eh? Cesta, se dovesse chiudere flip bar potrebbe portare a casa un punto. Non lo può mandare. Aia, qua abbiamo un trick non chiuso per adesso. Il trick va chiuso, quindi lo rifate voi che avete scelto il Grazie. Try. Se no, affanculo. Cestino il try, diamolo. Cestino. Oh. Salto dritto addirittura. Ehi, piccolo bambino nordico. Dai Saba che lo sbagli. Il romano c'è, manda sto flip bar Saba. Oh, oh, oh. È atterrato col manubrio a 90.
90. Che bastardo, guarda il miglior amico. Dai, e Saba è tuo. Parte Saba. Vai, vai, vai. Oh! No! Ce l'ha messa tutta però. Purtroppo il punto non va a segnare. Non si può dare, però vabbè, comunque bravi. Esatto. Ah ragazzi, stoppiamo un attimo le sfide. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché c'è più del 50% di voi che non è iscritto al canale. È gratis e supportate le sfide. Bella. Pescare. Mini flip. È la sfida speciale che ho indetto io. Questa è mia. Potete scegliere chiunque del vostro team, perché l'ho indetta io. Ma dove? Dove volete. Vince la sfida il mini flip più piccolo. Questo l'ho messo apposta perché così per forza si devono comunque un po' impegnare, perché il mini flip è un trick che possono fare un po' tutti. Però vince chi lo fa veramente più piccolo. Intanto che un team farà il mini flip, l'altro team dovrà andare dietro il terrapieno, non vedere dove l'hanno fatto. Solo dopo la fine della sfida diremo chi l'ha fatto più piccolo. Chi dei due team? Ok, Ludo e Simo. Ma ragazzi, Ludo andrà a fare il flip su un bus piccolo. Non è piccolo, ma noi perché no, siamo furbi. Loro pensano che facciamo un mini flip su un panettone, una spina. Ma in realtà lui lo fa sul piccolo e loro cartellano anche un mini flip. Sarà valido il nostro. Adesso quando lo chiuderà sul piccolo urliamo talmente forte, ci sentono di là e pensano che l'abbia chiuso. Bastardi. Parte Ludo, vediamo. Questo è il loro mini flip. Guardate che infami. Che cacciavalle, figa. Team Nord, il nostro Simone Cedì, sono convinto che lo farà minuscolo sul cazzo del mulch piccolo. Cioè comunque più piccolo possibile sul mulch piccolo. Perché anche loro si sono pisciati, quindi vanno sul mulch. Potrebbero vincere in questo modo. Dai, Simo. Ehi. Ma hanno scelto secondo me una buona persona per farli piccoli. In questa sfida siete stati proprio dei babbi, che avete fatto la stessa identica cosa. Dei piscioni del cavolo. Un mini flip. Bastava prendere piano la rampa del mulch piccolo e fare un flip piccolo. Ancora? Prego, voi due. Ma non sul mulch piccolo. Simo, primo mini flip, vediamo. Comunque, chiuso tranquillo. È andato fortissimo, ragazzi, ma ha pompato la discesa. Ok, ha frenato, è lento. Ecco. Ma ci stava. È andato, più veloce, ha frenato sotto e è andato. Rapida interruzione dal Toto del futuro. Finalmente, dopo mille anni, il 21 settembre 2024, portiamo qua al Monza Pizza Bike, sulla linea grossa, un evento dell'FNB World Tour. Per chi non lo sapesse, FNB World Tour è il campionato del mondo a cui anch'io partecipo con le tappe del Crankworx. E quest'anno riusciremo proprio a portare qua al Monza Pizza Bike una tappa del campionato del mondo, raga. La prima volta della storia del Monza Pizza. Siete chiaramente tutti invitati. Sarà un evento aperto al pubblico per vedere la gara. 21 settembre 2024, Monza Pizza Invitational, Bike Tour Quota Test. Mi raccomando, vi aspetto. Dai, 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 non guardare. Porta bandiera di fly out panettoni. Ok. E tra l'altro mancano sostanzialmente della sfida Nicolò contro Simo. C'è della mafia qua, ragazzi, c'è della mafia. Parte Simo. Giù il piede, giù il piede. No, no, dove lo fa? Ah, il piede, non vedo il piede, raga. Niente, niente. Giù i piedi. Ah, punto facile. E invece, vedi? È andata così. Il punto facile. Ah, è partito Nicolò. Ah, 200. Cosa fa? Oh. Ok, ok, salta. Non credo, eh. Eccolo. Eccolo lì. L'ha chiuso, a posto. Dai, due, tre, un altro con giù il piede. Facciamo l'altro try sul primo. Ok, ok, tiene le forze, tiene le forze. Dio me. Ah, riprova Nicolò, ma non credo lo faccia. Ok, no, è tranquillo. Dai, Simo. Oh! Cioè, lo rifà, ne fa un altro? Non fa un altro? Ah, piedino giù. È lento, è lento. Oh, e niente, va giù. Allora, vince questa sfida. Primo punto per il Nord. Hanno fatto tutti almeno un giro. Da adesso, il prossimo pescaggio, i team possono riscegliere da zero chi fa il trick. No foot. Primo panettone. Amtrak in fly out. Andiamo. Simo contro Nico. No footino, no foot.
delicato. Era Albi com'era? Delicatissimo. Era delicato. Magari lo sbaglia Simeone, eh? Oh, la Madonna! Oh, ma il ballerino! Non ha mai allargato così tanto le gambe nella sua vita. Una gara di corrotti. Purtroppo, a mio malincuore, ragazzi, devo dare questa sfida a Simeone. Un applauso. Apprezzo, complimenti. Però questa cosa rimette in gioco comunque il risultato, perché siamo 2-2. Tac to X up mulch. Ok, Ludo Tac to X up contro Cestino. Sta tirando scemo a schiaffi comunque. Oh, non male, eh? Dai, Ludo! Ma tu perché sei qua? Per vincere. Dai, mandalo, mandalo! Era giusto? Non lo so, era... prima volta lo tiro. Bello, era tirato. Ci stava. Spaccava. Cestino si aggiudica la sfida. Manca un bigliettino. Che aprirò io. Vediamo cosa ci dice. Flip quarto panettone. Oh! Bello, Giorgio Mucci. Chi è che deve farlo? Tu e Giorgio dell'altro team? Saba. Mannaggia, che te murte strano. Questo, raga, è il quarto panettone. Qua, secondo me, ci può essere un vincitore che è Saba. Uno l'ha già flippato, mentre l'altro, ragazzi, ha flippato l'altro giorno la prima volta sul mulch. Partito, Gio! Oh, Gio! Dai, Gio! 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 Dai, Gio! Dai, Gio! No! Big mixata. No, ci sta, ci sta, ci sta. Ha flippato l'altro giorno la prima volta. Eredini del gioco in mano, Sabatinelli. È partito Sabatinelli, casiamolo. Dai, dai. Lentissimo vincitore, qua, chiaramente palese di questa sfida, il signor Sabatinelli. Fai vedere. Ah, Albi, dai. Toto, ma cosa c'hai dentro? Oh, raga, ma è comparso un nuovo bigliettino. Cosa è successo, raga? Miglior trenino sul mulch. Valgono distanza i trick, nel senso, è un best trick in trenino. Team Sud, ragazzi. Sei? Pugnetto, dai. Team Nord, dai. È morto anche Cesta. È andato via rantolando Cesta, Albi. Come cazzo faccio a scegliere chi ha vinto? Scusa, la miglior cartella la propongo io. È praticamente impossibile scegliere perché hanno cartellato un botto. Ti do la GoPro adesso. E tu vai praticamente dove ci sono i premi. Io adesso dico: non ha vinto nessuno. Okay. Chi da adesso arriva per premi, i premi se li prende. Andiamo ai premioni. Orsettini gomosi. Prevedo delle incastrate per arrivare a prenderseli. Volete dire qualcosa all'altra squadra? Ah, combattuta. Stretta di mano, ragazzi. Che falsi, mamma mia, ma... Ho il compito di decidere chi vince. Questa sfida non l'ha vinta nessuno, perché sono in pari. Chi va a prendere per primi i premi se li prende. Viva la sportività comunque. Attenzione, arrivano. Corri, cazzo, corri! Dai, Roma, dai, vincono tutto i romani, se! Ragazzi, i premi sono stati dati. Nord versus Sud, chi è migliore? Non si sa, non lo so dire sinceramente. Io sono di Milano, di Monza, speravo vincesse quelli del Sud. Di solito sendano un po' di più. Però la sfida è stata intensa, ci vediamo al prossimo video. Magari una prossima sfida per vedere chi vince tra Nord e Sud. Bella.